Sette giornate di workshop strutturate per sessioni tematiche di progettazione e studio. Ciascuna prevede una tavola rotonda su un tema di particolare interesse: paesaggio, infrastrutture, urbanistica e impianti, sostenibilità, economia. Progettare a Gallipoli un polo sportivo per il Salento, capace di esprimere una molteplicità di funzioni e allo stesso tempo di essere portavoce di un'architettura di qualità per un territorio che sui temi della bellezza e della sostenibilità gioca la sua partita per il futuro. È l'obiettivo del workshop internazionale di architettura e progetto, che si svolge negli spazi restaurati dell'ex mercato coperto a Gallipoli fino al 23 settembre. Oggi la prima giornata di studio, caratterizzata da una formula quanto mai innovativa e ambiziosa, capace di tenere insieme teoria, storia e progetto. Presidente, l'idea di organizzare un workshop sull'architettura sportiva qui a Gallipoli come nasce? Nasce dall'istanza del territorio. Il territorio, tramite un'associazione, ci ha sollecitato questo tema. Poi noi lo abbiamo certamente creato, arricchito e concretizzato con queste giornate che svilupperemo da oggi a domenica prossima. L'architettura sportiva in Italia molto spesso è obsoleta, per cui pianificare anche in tempo di crisi è necessario ed è una sfida che viene lanciata proprio da questo territorio, che è un po' il capolinea d'Italia. Beh, questa è proprio la nostra sfida. In un momento di crisi bisogna avere il coraggio di rielaborare, di ricostruirsi, di ripartire. E quale migliore possibilità quella di mettere insieme il mondo delle professioni con il mondo universitario, ragionare intorno a un tavolo e dare il contributo di idee per un settore, come diceva l'architettura dello sport, che spesso e volentieri è datata, ci stiamo riferendo come minimo agli anni 60. Professore, un workshop può essere anche uno strumento utile per creare un legame tra la progettazione e la poetica degli architetti? Sì, purché questa poetica non venga intesa come bizzarra esternazione di fantasiose creatività, fare un workshop e far confrontare i giovani laureandi o laureati, i giovani architetti, comunque in formazione con personalità del mondo della cultura architettonica, serve anche appunto a circoscrivere questi gesti apparentemente liberatori in una operatività in cui il progetto, il disegno, sia espressione di un concentrato teorico, per cui la finalità progettuale sia sempre temperata con l'intelligenza delle scelte, naturalmente come risposta alle esigenze funzionali. In questo caso si tratta di centri sportivi polivalenti, quindi si tratta di rispondere all'ipotetica committenza, ma con un rapporto stretto tra dimensione teorica del progetto e fattibilità del progetto stesso. Ecco. A confronto Alfonso Femia, Gianluca Peluffo, Simonetta Cenci, Alberto Cecchetto, Stefano Cordeschi, ancora Nicola Di Battista, Mauro Galantino, Beniamino Servino, Renato Rizzi. Elaborare un progetto in grado di esprimere una molteplicità di funzioni, questo è l'obiettivo per configurarsi come emergenza architettonica all'interno del territorio di Gallipoli. L'evento rappresenta un'occasione di particolare rilevanza sul piano dell'identità e della valorizzazione del Salento e più in generale della Puglia. Con il workshop infatti si mira a creare un meccanismo attraverso cui ottenere contributi di alto livello mediante un lavoro progettuale attento alla dimensione teorica e al tempo stesso alla fattibilità dell'opera. In un momento di crisi della professione io non sto seduto a piangere ma rilancio, e questo mi è molto piaciuto. Questo workshop è importante secondo me, intanto perché apre un dibattito importantissimo sul territorio e prepara quello che potrà essere anche un evento reale, ma intanto se ne discute prima. È stata l'occasione per l'apertura di questo bellissimo spazio restaurato che era un anno e mezzo che era chiuso, quindi solo per questo l'iniziativa è validissima. Il problema del territorio, ne ho parlato poco fa, del paesaggio è un problema in Italia enorme. Diciamo, l'Italia è un paese che potrebbe vivere solo con il suo paesaggio. Abbiamo fatto di tutto per farla a pezzi, però non ci siamo ancora riusciti del tutto. Cioè, io sono un ottimista. L'importante è che si ritorni a un buon senso che abbiamo perso nel rapporto fra imprenditori privati e amministrazioni comunali, la qualità dei progetti, ritornare a fare dei veri concorsi che sono diventati invece pericolosissimi, perché il concorso è insidiosissimo, perché se non viene condotto bene è il modo
come dire, più semplice per assegnare un progetto, paradossalmente. Quindi dobbiamo ritornare indietro rispetto a alcuni passi che abbiamo fatto negli ultimi anni in tutte le città italiane. Cioè, il nostro territorio è ancora valido, si può ancora salvare, l'architettura, la nuova architettura in questo paesaggio può esistere, può essere anche forte. L'importante è che lo legga, lo capisca, non sia ottusa rispetto a quello che è intorno.